Io sono un calciatore, l'abbiamo già visto in un live, che lo conosciamo, e facciamo appunto questo massaggio allo sportivo. Lui è un calciatore, quindi un massaggio a un calciatore, andiamo a lavorare sempre in collaborazione con Ludovico, ci assicuriamo sul consulto medico, fisioterapico, che non soffre di patologie particolari, traumi muscolari, ossei, e andiamo a lavorare comunque liberamente come massaggiatore. Beh, allora, osservando il gesto atletico di un calciatore, spesso va ad affaticare la muscolatura delle gambe, tutte le gambe, quindi quadricipite, retto femorale, lato posteriore che sia appunto il polpaccio e il bicipite femorale. Andiamo soprattutto a lavorare anche sulla zona bassa lombare, perché per il gesto atletico, come diciamo, di un calciatore, qual è? Cosa fa in campo? Cambi di direzione, corsa, e il gesto proprio di calciare il pallone provoca appunto questo affaticamento. Ok, facciamo un massaggio. Quando lavoriamo sul quadricipite possiamo a fare un leggero impastamento. Usiamo l'olio per possiamo fare un leggero impastamento. Usiamo l'olio per parti più estese, potremmo usare olio per parti più estese, e creme per massaggiare con più efficacia tutti le singole parti muscolari. Togliamo il muscolo. Riusciamo a vedere il passamento semplice, il quadricipite, dividiamo il muscolo in tre sezioni, passo laterale, la parte centrale, e poi l'ultima coscia. Facciamo con la crema, faccio da questo lato qui, per non venire, per non dare le spalle a voi, lo stesso, parto dalla parte superiore del ginocchio, faccio con calma, perché l'interno coscia è molto rigido, molto simile sulla parte laterale, parte sulle ginocchia, in questo modo. Per me è un po' difficile spiegare un massaggio, perché mi viene per automatico. Quando abbiamo fatto le lezioni teoriche, più mi esce le semplici. Voglio dirvi magari un po' come nella postura del massaggiatore, come il contatto col proprio cliente, col proprio sportivo, quello è importantissimo. Perché prima di tutto si deve fidare. Ora faccio lo scioglimento del ginocchio, sulle ossa non si massaggia, sono degli sfioramenti. Quindi più che manualità, perché vedete, sapete, su YouTube ho tantissimi tipi di massaggi, sono molto più bravi di me. È importante il rapporto, empatia che si instaura con il proprio cliente. Il mio progetto si chiama Un massaggiatore si racconta. Se voglio raccontarvi
proprio per trasmettervi cosa significa questo tipo di lavoro. È un po' allenante. La pressione al piede, continua questa zona, su un massaggio magari precara di stimolare un po' la muscolatura, la circolazione linfatica, ematica, magari facciamo dei movimenti più veloci. Osservate soprattutto la mia postura, il mio dondolare. Il massaggiatore magari ne fa tanti massaggi al giorno. Andiamo avanti, spiegheremo la corretta postura. Dicevo prima, l'empatia, il rapporto che si deve stabilire di fiducia, lui si deve fidare, se si rilassa, se lavoriamo più liberamente. Una nota veloce. Mi piace dire, quando lavoro in prossimità del ginocchio, disegniamo la parte superiore con dei movimenti di era di pressione. Tutto bello perché cambia proprio la pressione. Vediamo qualche altro impastamento. Riusciamo a vederci, sì. Bella la tecnologia. Per la coscia. Sarà anche le dita per fare sempre un impassamento più profondo.